Bella, 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 amici miei, Yu-Gi-Oh! Master Duel, facciamo un po' di spacchiettamento perché nel mese di questo mese, ma aprile 2022, ci ha regalato un bel 50 bustozze il mitico PlayStation Plus. Andiamo, vi spacchetterà il mitico Zaneboy. Io sono qui, sempre presente e sempre con voi. Ecco Zane, parla pure con i nostri amici. Alta voce, grazie. Ok, andiamo adesso a scaricare il download 24 mega, vai. Mega connessione Ethereum Connection. Questa parte potevamo anche farla non nel video, ma noi siamo mega online, mega live. Una carpa rosa volante. Mega carpa volante, dai ragazzi, parla Leo. Sì, ma... Allora, ecco qua. E ora è possibile partecipare all'evento, ok? Notifiche. Sì. Allora. Shop. Ah, nuovo pass. Allora, quella nuova schermata anche. Ci dà un pettino molto carino, guarda. Pettino che bello! Molto carino. Poi aia. La schermata in caricamento. Allora, dove sono le nostre 50 carte? Sicuro non nelle notifiche, penso. Mi scocchiamo adesso. Ma non sono gratis, sono 10 buste, però non è gratis. Allora vabbè, spacchettiamo questi. Ecco qua, i pacchetti. Vediamo, ah, due carte. Nascita cosa e la fiesta delle donne. Pomodoro. Pomodoro ciliegino prigioniero e corazza d'acciaio. Tossici e orco ritardatario.
mostro di fantasma. Dinosauro elementare e anima bruciante, super raro. Vaso vivente, saggio della tranquillità. Soldato, allenatore, lupo abbaia, cavaliere di altitudine. Cosa? Squadra di ricognizione goblin e cerimonia sigillante di Keton. Scaglie Berserk e ala nera elfi nel corpo. Ultimo pacchetto. Bug digitale e globo gravitazionale. No. Che abbiamo già preso, no, tutti e tre presi. Busta normale sono uscite queste. Questo segreto, niente, busta buono su quella che abbiamo appena aperto. Azzardo e arte rituale ordente. Palcoscenico acquario e alleggerire il palco. Abbiamo una carta holo. Raid Raptor Dragonius Napalm 1000. Infligge 600 danni al suo avversario, inoltre non puoi attivare effetti di mostri per il resto di questo turno, eccetto mostri. Raid Raptor, quando questa carta viene distrutta in battaglia è mandata al cimitero, puoi evocare specialmente un mostro Raid Raptor dal tuo deck, ma i suoi effetti sono annullati. E poi abbiamo un'eredità del mondo, chiave del mondo. Sì. Allora, un'altra carta olografica, scavatore ombra, 1500-500. Questa carta è considerata come un mostro normale fino a quando è scoperta sul terreno o nel cimitero. Fino a quando questa carta è scoperta sul terreno, puoi evocarla tramite evocazione normale per considerarla come un mostro. Con questo effetto, una volta per turno puoi scegliere un mostro oscurità di livello 4 o inferiore. Scoperto che controlli, no? Questo può attaccare direttamente il tuo avversario in questo turno. E poi una rinascita del dottore. Pack Ferrare. Rinascita del bozzolo e oscurità si avvicina.
che volatano. Maestro specchio. Maestro specchio. Salve. Re delle bestie e maestro spettro, cioè maestro spettro, volpe, cubi, 1500-1000, ed è una carta che si può fare la magia del cubo, perché io ogni volta che vado in una partita per questa carta, anche non classica, io uso sempre la magia del pendulum. Ultra rara, prima ultra rara del video. Ecco qua, Evigischi, Tritone fantasma, 2100-1600 XXY, effetto acqua. Due mostri di livello 4. Dopo il calcolo dei danni, se questa carta distrugge un mostro dell'avversario in battaglia, può staccare un materiale XY, cioè XYZ, da questa carta. Mischia il mostro distrutto nel deck invece di mandarlo al cimitero. E poi abbiamo un guerriero altoparlante. Ultimo pacchetto. Però un ultra rara l'abbiamo trovata, eh? Carta olografica. Abbiamo Gardna fantasma e la carta olografica di Boyd, 100-1000. Ecco qua le carte che abbiamo trovato. Abbiamo trovato due carte uguali, cioè la rinascita del mozzolo. Però l'ultra rara in questo video è Evigischi di Tritone fantasma. Lo metteremo in video. Andiamo col prossimo. Ecco. Sì. Uccello buffo e magia della sintesi. Mog talpa e fiore che ride. Pacchetto ultra raro, sarebbe super raro, perché ultra raro sarebbe azzurro e viola. Ecco qua la nostra super rara che c'è nella copertina di questi pacchetti. Guarda. Allora guardiamo questo video. Terraferma, eroe elementare, cioè elementare, 2500-2000, guerriero, fusione effetto, oceano eroe elementale, più woodsman eroe elementale, deve essere evocato tramite fusione e non può essere evocato specialmente in altri modi. Puoi offrire come tributo un mostro eroe elementale scoperto. Questa carta guadagna guadagna attacchi pari all'attacco del mostro offerto come tributo fino all'end pain. E poi abbiamo una falena di sabbia, 1000-2000. Hai visto? Abbiamo trovato la super rara che c'era nella copertina di questo pacchetto. Ordine di schianto e furioso re dei mali. Il taglio rapido soldato Toniano. Brank con un punto esclamativo e coccinella dorata. Andiamo avanti.
Bella Kuaki Meru e cattura draghi. Semi del male e una carta olografica di bordo. Il cambio. Blocco Flint e bel tentativo. Bel tentativo. Ultimo pacchetto, super raro. Finiamo con una carta super rara. Spadaccino pungente, carino, 300-600 non fa tanto male. Però la super rara, ragazzo diamante, eroe del destino, 1400-1600, guerriero effetto. Una volta per turno puoi dissotterrare la prima carta del tuo deck. E se è una magia normale mandata, mandala al cimitero. Altrimenti mettila in fondo al tuo deck durante al main phase del tuo prossimo turno. Puoi attivare l'effetto di quella magia nel tuo cimitero, anche se non controlli più questa carta scoperta. Abbiamo finito. Bella, dai, facciamo una partita e poi... No, abbiamo altre domande. Due. Guarda, voglio provare questa carta, drago bianco, che è la carta più forte di questo gioco. Dicono così, però non so. Cioè, dovrebbe essere la più rara, però può essere. Dai, vediamo allora. Vediamo. Intanto... Nobile cavaliere Artorigus e il guardiano medio scudo. Non c'è niente. Gelati segna mostra e rilascia inverte esplodi. Allora Artistamico Kimbro Tartaruga. Nomi proprio fantastici. Wow, fantasticissimi. Intervento sul DNA con dei dottori abbastanza. Andiamo. Melalynx, distruzione del destino, dove ci sono ci sono delle carte che volano. Carte che volano. Giara cobra, capelli di serpente. Quindi abbiamo trovato due carte serpenti, no? Guarda. Allora. Sì, tipo capelli di serpente, 1500-1200. È uno zombie. Però ha serpenti velenosi. Destino segnale. Sembra quello di Batman. Guarda. Assaltatore magico. Raro. Diverna fotonica. E fuoco di ritorno. Andiamo avanti. Yes! Carta Pendulum. Bella! Artista amico Chitartaruga. Ok. Andiamo avanti. La Moon e guardiano affidabile.
Ultimo pacchetto. Madre Grizzly e nobile cavaliere Artorigus. Ecco qua le carte che abbiamo trovato. Si va con l'ultimo. Le ultime 10 carte di questo appuntamento. Prendiamo i pass e facciamo qualche partitella. Mamma mia, quanto è lungo sto nome. Gladio da battaglia del gladiatore bestia. Bello. Spia inesperta. Anello dell'eroe e manipola draghi. Oh no, un altro nome non c'è. Dark Scorpion Cliff il rimuovi trappole. Va bene, non ci regge meglio. Rituale del... no, rituale di distruzione e selezione parallela olografica. Pacchetto super raro? Speriamo di trovare qualcosa. Yes! Carta super rara. Drago notte bianca. 3000-2500. Stessa potenza del drago bianco occhi blu, no? Pesce metallico. Sicuramente più forte dell'unico. La bomba più forte che c'è nel deck di Marco Barco. Yes, un'altra carta olografica. Qua abbiamo Doriano, signora elementale. E abbiamo carta olografica Skelgon 1700-1900. Okay. Pacchetto. Now, 1000 punte. Wow. E marcia in aria stabile. Qua è l'ultimo pacchetto. Sì, è l'ultimo. Pistola giù la posta. Una mega sbustata, amici. Cavaliere Tazuke. Non so se si pronuncia così, però Tazuke. Allora, penultimo pacchetto. No. Resa reale e Mormole. Bello. Ultimo pacchetto e poi ci prepariamo il nostro deck. Element sciabola. La Paula. 400.000 2.500. Onda d'urto sismica. E abbiamo finito. Ecco qua le carte che abbiamo trovato. Una super rara Drago notte bianca, stessa potenza del drago occhi blu. E prendiamoci il pass. Oro. Problemi, Laro. Notifiche, avviso di notifiche, di annuncio sull'elenco carte, proibite, eliminate. C'è le notifiche, manutenzioni e problemi. Allora. Dai, quella bella partita. Un attimo. E qua sta caricando. Allora, modifichiamo intanto il profilo di Mark Andreas. Yeah. Allora, cornice cone, abbiamo questo qua argento, cornice 3. Facciamo che mettiamo... no, facciamo un drago. Allora, così va bene. Però, il...
piccolo, piccolo, piccolo. Così. Allora, usiamo il mio deck, quindi mago del pendulum, e cambiamo accessori. Faccio mago degli assistenti, questo qua così. Allora, principale così, così. Direi di mettere questo che mi piace. Cambiare la copertina, metto questa, molto carina. E basta. Così abbiamo fatto. Adesso andiamo su duel e vediamo come ci andrà. Andiamo standard, la partita classica. Se perdiamo fa niente, giochiamo per divertirci. E le... voilà, dopo 3 secondi che ho trovato l'avversario, inizio io. Allora, ecco qua le carte del pendulum, guarda qua che bello, mi sto già emozionando. Allora, P lo metto dalla parte noob, questo lo metto nella parte red. No, ma come qua? Oh, è grande. Perché qua c'ho? Execution. Blocco tutto, nel cimitero. Perché non può attaccare? Crash. Olive è esplosa. Sì! È crashato! Vabbè. Vittoria un po' facile. Abbiamo già fatto 2 livelli. E questo lo vediamo. Abbiamo anche un cosiddetto pass. Oh, siamo saliti di rank. 3 casse. Incredibile. Salvo il duello perché sì. Abbiamo... è crashato. Non è crashato il nemico. Abbiamo vinto. Se qualcuno crasha vince o il nemico vince. E poi amici per il prossimo video. Ma quel pettino bellissimo lo dà alla fine del pass. Lo dà a livello 100. Questo pettino è fantastico. Bene. Allora, qui abbiamo riscattato la cosa del pass. Andiamo in duel.
Ma ci sono le partite non classifica? Partita casual, sì. Sempre non so. No. Meglio fare quelle classi. Sempre mago del pendolo, me ne andiamo. Il mio record di rank nel mio account è stato oro 3. E quindi adesso cerchiamo di arrivare oro 3 l'account magico. Ma posso iniziare? Perché così mi può attaccare. Mi fa male. Mi può far tutto. E un po'. Allora, 4, 5. No. 5 lo posso mettere. Posso mettere in attacco. Questo invece è 4. Quindi so. Lascia incatenato il suo posto perché ecco adesso potete questa carta è ancora cioè più forte. Questa qua non è no non usare merda sono più giovane no. Vabbè
vedere anche cosa fa. L'auricolare vola. E poi si va a mangiare. Yuhu. Stavo cambiando marcia con la vecchia qua. Da distruggere! Questa! Che potenza! Vabbè, tanto sono lo stesso modo, però... è meglio distruggere la carta. Un'altra carta da distruggere. Quello che sto facendo... E dai, un'altra carta. Ah, i vostri chat sono morti. Ai. Vai, vai. Ma come, non ha distrutto le carte? Oh, un livello, dai. Oh, bronzo tier 5. Yes. Anche se abbiamo perso, siamo... cioè, abbiamo aumentato di rank. Siamo aumentati di rank. E vabbè. Riscattiamo queste due missioni completate e ci salutiamo, perché è ora di andare a mangiare. Jeremy, aggiungi la ranco scimmia. Non mi partita classifica. Vabbè, non ce l'ha raggiunto mai. E vabbè, ragazzi. E vabbè ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Due pacchettozze abbiamo fatto, 50 pacchetti che abbiamo aperti. Riscattiamo queste due ricompense del pass di Yu-Gi-Oh! E ci salutiamo. E la muscolare vola di nuovo. 25 gem. Vediamo.
tardi, no, cioè, questo pomeriggio alle 3 in live, cioè sì, anche stasera. Allora, ci vediamo alle 3 in live, amigos, su Twitch, insieme a Marco Fuamos. E ci vediamo tra due ore. Ciao! Ciao!